Durante gli incontri al meeting, anche l'orecchio vuole la sua parte. Vodafone ti invita a tenere il cellulare in modalità silenziosa. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro proposto da famiglie per l'accoglienza insieme al meeting. Siamo qui come ogni anno per la gratitudine di una storia che ci unisce in un'amicizia operosa nella quale la testimonianza della gratuità fluisce così abbondantemente nel fatto di aprire le nostre case al bisogno, alle persone che hanno bisogno che noi incontriamo. E questo incontro è un po' un contributo al tema di quest'anno, sulla ragione come esigenza di infinito, come apertura alla realtà fino al punto in cui essa diviene segno, introduzione a qualcosa che la supera. Il titolo che abbiamo pensato è gratuità. La ragione che non misura. Ricordo quanto ci diceva un giorno a uno degli ultimi incontri con il direttivo dell'associazione Don Giussani e che è contenuto nel libro Il miracolo dell'ospitalità. Il metodo usato dai primi cristiani per arrivare ai confini del mondo è stata la testimonianza, cioè una realtà umana nel senso totale e banale del termine. Qualcosa che si vede, si ode, si tocca, ma che i veicola, porta dentro di sé qualcosa di eccezionale, qualcosa che desta stupore. E poi ha aggiunto, il miracolo coincide con questa eccezionalità. Una cosa che nei suoi aspetti immediati può essere normalissima, eppure ha dentro qualcosa che mi richiama per forza a Dio. Ecco, noi siamo qui perché di questo siamo stati in qualche modo protagonisti e spettatori. Quello che descrive Don Giussani è capitato anche a noi, dentro l'esperienza dell'accoglienza e della gratuità. E questi fatti sono fatti che uno attende, che il suo cuore attende e si ritrova mosso perché... Commosso. Ci aiuteranno ad entrare dentro questo tema due nostri amici con le loro testimonianze, il dottor Gerardo Jacopino di Palermo e Cecilia Salvadè di Lugano, e poi padre Mauro Lepori, abate di Otrive a Friburgo in Svizzera. Padre Mauro, che per tanti anni con la sua paternità ha accompagnato molte famiglie e le esperienze e i contenuti di questa compagnia sono stati anche trascritti in un libro da poco editato. Fu invitato anche Gesù. Conversazioni sulla vocazione familiare. Libro che è possibile trovare anche nel libreria del meeting. E in questi anni padre Mauro è stato paternità anche per la nostra esperienza. Il suo carisma, monaco benedettino, ci ha aiutato ad andare alla radice del nostro carisma, famiglie e famiglie che si aprivano all'accoglienza. Do ora la parola a Gerardo Iacopino. Grazie e buonasera a tutti. La storia che vi sto per raccontare inizia circa cinque anni fa, quando presso un ospedale di Messina, dove abitavo prima di trasferirmi a Palermo, nasceva una bambina che veniva in seguito lì abbandonata, verosimilmente perché la piccola presentava delle gravi malformazioni. Il giudice del Tribunale dei Minori disponeva all'amministrazione dell'ospedale di prendersene cura e incaricava una nostra amica della fraternità, Maria, che è avvocato, ad esserne il tutore. In quei mesi furono approfonditi degli accertamenti diagnostici che riuscirono a fare un primo quadro della situazione clinica della bimba. Aveva delle importanti malformazioni cerebrali come evidenziate dalla risonanza magnetica. Era paraplegica e, come recitava la diagnosi, era affetta da grave sindrome plurimalformativa. Veniva ipotizzato che difficilmente la piccola avrebbe potuto avere una qualche tipologia di vita di relazione. La nostra amica Maria iniziò a raccontare in fraternità la sua esperienza di incontro con Roberta, così si chiama la bambina e più o meno implicitamente interrogava tutti noi rispetto ad un bisogno che si palesava. Roberta aveva bisogno di cure, ma più di tutto aveva bisogno di essere accolta in una famiglia. Di fronte a questo bisogno oggettivo, evidente che incontravamo inaspettatamente e che interpellava con potenza la nostra libertà, io ponevo tutte le obiezioni ipotizzabili. La mia famiglia è composta oltre che da me e mia moglie, dai nostri tre figli che all'epoca avevano rispettivamente 13, 12 e 10 anni. Come avremmo potuto prenderci cura di un quarto figlio non nostro, quando già faticavamo a stare dietro ai nostri tre che ci davano non pochi grattacapi, man mano che entravano nell'età dell'adolescenza? E poi come avremmo potuto prenderci carico di un impegno così gravoso di accudire una bambina con notevoli problemi di salute? Io sono un neurochirurgo e so con precisione cosa significano le problematiche di Roberta. Inoltre, proprio a causa del mio lavoro, riesco a stare molto poco a casa. Anche mia moglie è medico. Per cui non mi pareva il caso di assumerci questo ulteriore impegno. Un'altra obiezione potevano essere i soldi. La bambina avrebbe richiesto un impegno economico aggiuntivo che sarebbe inevitabilmente gravato sul bilancio familiare, sottraendo risorse. Infine la casa. Vivevamo in una casa relativamente piccola per la nostra famiglia. Come avremmo potuto accogliere un'altra persona affetta, tra l'altro, da problemi di motilità? e quindi abbisognevole di ausili come sedie a rotelle ed altri strumenti che avrebbero occupato spazi nella casa. Queste erano solamente alcune delle obiezioni che tacitamente ponevo. Non affrontai mai esplicitamente la questione con mia moglie, forse per paura di dover ammettere i limiti di cui ero costituito e di cui in fondo un po' moralisticamente mi vergognavo. Ricordo con chiarezza quel pomeriggio dell'ottobre 2001, quando in un raro momento di calma familiare in cucina mia moglie stava preparando il caffè. Io ero seduto al tavolo e improvvisamente mi disse, Gerardo, la prendiamo noi la bambina. Non era una domanda, nemmeno una richiesta, era un'affermazione. Ricca di una consapevolezza in cui tutta la nostra storia, storia di persone e di famiglia, era sintetizzata. Io, frastornato, ma senza esitazioni, risposi: Va bene. Non perché le obiezioni erano improvvisamente cadute, ma riconoscevo in quel breve dialogo tutta la bellezza di quello che avevamo incontrato. Avevo imparato nel movimento, soprattutto nel periodo del Clou che esisteva un altro tipo di ragionevolezza, non una ragione misura ultima della realtà, ma ragione che obbedisce alle esigenze più profonde del cuore e che in genere si impara guardando persone in cui accade il miracolo di scorgere questa dinamica. In quel momento mia moglie somigliava tanto alle persone grandi che aveva avuto la fortuna di incontrare durante la mia vita. Sapevo che seguendo avrei guadagnato da subito una ricompensa più grande di qualsiasi vantaggio ottenibile con l'applicazione dei miei criteri. Il giorno dopo siamo andati con la nostra amica Maria a dare la disponibilità al giudice del Tribunale dei Minori. Roberta in quel momento si trovava a Genova per completare degli accertamenti diagnostici, ma il giudice ne dispose l'immediato rientro a Messina. Nello spazio di 24 ore eravamo seduti nello studio del primario dove Roberta aveva vissuto i primi sette mesi della sua vita in attesa di incontrarla. Quando la presi in braccio la prima volta mi resi subito conto dei gravi deficit neurologici che la affliggevano. D'altronde questo è il mio mestiere. Ma non furono una obiezione come non lo furono nemmeno per i nostri figli. Arrivando a casa, infatti, li chiamammo e gli presentammo Roberta. Aveva lo sguardo fisso nel vuoto, come si dice in gergo, non riusciva ad agganciare lo sguardo. Aveva le gambe paralizzate e flaccide. Ed a posto dei piedini c'erano solamente due abbozzi di piedi. In molte dita della mano mancavano le unghie. E gli mancavano i capelli sulla nuca. Ci saremmo resi conto che quest'ultima non era una malformazione ma era determinato dal fatto che per sette mesi la piccola aveva decubitato sulla nuca e nessuno l'aveva presa in braccio oltre lo stretto necessario. Di fronte a questo spettacolo, i nostri figli, sorprendentemente, non opposero difficoltà o rifiuti, ma volgendosi verso di noi ci dissero e allora? Insomma, non vedevano niente di strano, i loro occhi superavano l'apparenza e avevano accettato Roberta nella normalità della loro vita. Nei mesi successivi, successe il miracolo. Roberta, contro ogni previsione medica, sbocciò, esattamente come sboccia un fiore, come se si fosse risvegliata alla vita. Cominciò dapprima a guardare e ad interessarsi a tutto ciò che gli stava intorno, e poi a riconoscerlo a riconoscere la sua nuova famiglia e i suoi nuovi amici. Insomma, lei era un fiore che si apriva e noi la terra in cui era piantata e da cui traeva l'infa. Era meraviglioso assistere a questo spettacolo. Spesso mi sono chiesto da cosa nasceva questo gusto che si prova a stare con lei e godere dei piccoli traguardi che quotidianamente la piccola raggiunge. E ho ritrovato nel libro di Oliver Sacks, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, un passo suggestivo. Dice Oliver Sacks: Quando diversi anni fa incominciai a lavorare con i ritardati, pensai che sarebbe stata un'esperienza deprimente e lo scrissi a Lurigia. Lurigia era il suo maestro. Con mia sorpresa, egli mi rispose in termini quanto mai positivi. Di tutti i suoi pazienti nessuno era a lui più caro di costoro e considerava le ore e gli anni passati all'Istituto per le Insufficienze Mentali fra i più umanamente ricchi e interessanti di tutta la sua vita professionale. Che cosa dunque vi è di così particolarmente interessante nei semplici? Che cos'è questa qualità mentale, questa disposizione che caratterizza i semplici, che dà loro quella commovente innocenza, quella trasparenza, completezza e dignità, quella qualità così peculiare che ci fa parlare di mondo dei semplici? Se dovessimo racchiudere tutto ciò in una sola parola, questa sarebbe concretezza. Il loro mondo è vivido. Intenso, ricco di particolari eppure semplice, proprio perché è concreto e non complicato, diluito o unificato dall'astrazione. Come somigliava a quel richiamo che per anni amici grandi mi avevano fatto distare stare alla realtà, la quale era portatrice di ricchezze maggiori di quelle date dai miei pregiudizi? Viene in mente l'affermazione di Amleto. Caro Orazio, esistono più cose sotto il cielo che quanti la tua filosofia possa sognare. Ma ancora di più era meraviglioso rendersi conto di come tutte le obiezioni che avevo posto si frantumavano ogni giorno che passava. Vediamo, pensavo che non ce l'avremmo fatto a prenderci cura di Roberta, che non saremmo riusciti a gestire la sua disabilità. Accadeva invece che non era ciò che mancava a Roberta a dominare la scena, ma ogni piccolo progresso che faceva ci riempiva di gioia e ci dava forza. Credavamo che prenderci cura di Roberta sarebbe ricaduto negativamente sui nostri figli, invece dopo qualche settimana ci siamo resi conto che la sua presenza è uno degli eventi più educativi in assoluto che sia capitato ai miei ragazzi ha permesso alla mia famiglia di compattarsi intorno all'ideale. Le obiezioni sui soldi e sullo spazio nella casa si sono rivelate inconsistenti. Sia i soldi che la casa bastano. E in più c'è la ricchezza della serenità. Un'ultima cosa che voglio citare è il mio lavoro. Sicuramente stando con lei io ho imparato a accogliere meglio i miei pazienti. Insomma, ho imparato ad essere un medico migliore. Per cui la nostra apertura è stata tutto un guadagno. È stato meraviglioso assistere allo spettacolo della compagnia di amici che si sono coagulati intorno alla nostra famiglia, in particolare Maria, la persona da cui tutto questo è iniziato, che non ha mai smesso un momento di starci vicino e ad aiutarci nella concretezza della quotidianità, fino a diventare lei stessa un componente della nostra famiglia. Ma per concludere, Vorrei comunicare qual è la ricchezza più preziosa percepita in questi cinque anni di esperienza con Roberta. Per spiegarmi meglio, devo leggere un passaggio di Emmanuel Mounier, che scriveva a sua moglie parlando della sua prima figlia, François, nata nel 1938 e che morirà nel 1954 affetta da encefalite progressiva. Diceva Mounier, che senso avrebbe tutto questo? se la nostra bambina fosse soltanto una carne malata, un po' di vita dolorante e non invece una bianca piccola ostia che ci supera tutti, un'immensità di mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo faccia a faccia. Conclude Munier dicendo, e io condivido questa sua affermazione, non voglio che si perdano questi giorni. Dobbiamo accettarli per quello che sono, giorni pieni di una grazia sconosciuta. Noi riconosciamo in Roberta la presenza del mistero che ci fa, poiché, come diceva sempre Munier, niente assomiglia di più al Cristo dell'innocenza sofferente. E stare con Cristo è ciò che dà più pace nella vita. Grazie. Grazie dell'invito. Mi chiamo Cecilia, ho 30 anni, sono sposata con Max da 5 anni. Abbiamo due figli, Giuditta di 4 anni e Jacopo di 2 anni e mezzo. Viviamo a Lugano, in Svizzera. E per descrivere la nostra famiglia mi piace citare una breve poesia di, Giac di Giorgio Caproni. Tonica terza, quinta, settima, diminuita. Rimane così irrisolto l'accordo della mia vita. Ho sempre pensato che l'irrisolutezza della vita riguardi quella differenza che esiste tra la realtà che siamo, semplice e misera, piena di peccati, e la felicità che desideriamo, il bene che desideriamo volerci, cioè il senso della nostra vita che cerchiamo sempre. L'educazione del movimento ricevuta ci ha aiutati a capire che questa irrequietezza non ci definisce. Ma è un punto di partenza da cui ricominciare ogni giorno e che di fatto riconoscerla è l'unica possibilità per iniziare a domandare e a cambiare. Infatti per noi l'esperienza dell'accoglienza è andata proprio così. Benché io sia nata e cresciuta in una famiglia accogliente che ha accolto, eh, non c'era mai passato per la mente di accogliere qualcuno di esterno alla nostra famiglia, anche se a posteriori mi rendo conto che l'aria respirata in casa mia era quella di una serena disponibilità ad accogliere quello che capita, un senso dell'avventura in ogni cosa. E questo, senza teorizzarlo molto, l'avevo visto nei miei genitori, soprattutto quando a casa nostra è arrivato mio fratello, prima in affido e poi adottato. Poi quando è nata Giuditta, mia prima figlia, dopo un anno di matrimonio mi sono ritrovata a trascorrere molto tempo con lei da sola, mi annoiavo. E il primo desiderio che nacque... Non fu quello di andare a lavorare comunque, di, di, di distrarmi però, eh, ma eh, di avere qualcuno con cui condividere quella nuova vita, quella nuova condizione. Qualcuno con cui non solo fare passeggiatine a parco giochi, ma con cui condividere il senso del nuovo compito che avevamo. E fu così che i primi a colpirci in quel periodo furono proprio quelli di famiglie per l'accoglienza che tra l'altro stavano organizzando a Lugano la presentazione del libro Il miracolo dell'ospitalità e la mostra La dimora possibile. E a colpirmi fu la loro amicizia così frizzante e così iniziai a frequentarli. E dopo circa un anno l'associazione aveva bisogno di una segretaria e allora mi sono annunciata, più che altro perché desideravo stare con loro, non perché avevo grandi capacità organizzative. E così siamo arrivati a, un, a settembre di un anno fa. E durante quell'estate avevamo sentito che si cercava una famiglia per una ragazza di 19 anni, ma noi non ci sentimmo interpellati dalla richiesta, poi stavamo traslocando. Poi, dopo, quando eravamo in vacanza, a settembre, ci hanno chiamati e ci hanno chiesto esplicitamente se eravamo disponibili ad accogliere una ragazza a casa nostra. E dalla sera stessa di quella telefonata ci siamo accorti che la risposta non poteva che essere sì. E mi ricordo mio marito, che faceva l'avvocato del diavolo, e cercava un sacco di motivi ragionevoli per dire di no. E, ma il dire di sì fu un'evidenza sostenuta da tre cose. La prima era l'aver riconosciuto nelle famiglie che avevano fatto già questa esperienza qui, di accoglienza, un di più, un fascino, che desideravamo per la nostra famiglia. La seconda, era una sovrabbondanza di bene vissuta nei primi quattro anni di matrimonio e che, pur dopo lunghe riflessioni e confronti, abbiamo deciso di condividere accogliendo la ragazza. E, e il terzo motivo fu che, che la richiesta fosse stata rivolta proprio a noi, che in quel periodo ci stavamo domandando come avremmo potuto essere, utili, essere più utili alla Chiesa, e stavamo proprio pregando la Madonna in quel periodo. Eh, ci è parso proprio come se il mistero stesso bussasse alla nostra porta. E Lucia è arrivata a casa nostra il 28 ottobre del 2005, lasciandosi alle spalle un passato di tossicodipendenza e una situazione familiare molto complicata e soffocante. Aveva 19 anni e fu lei stessa, insieme al suo medico e psicologo, a decidere di voler riprendere in mano la sua vita, a decidere cioè di diventare grande, di iniziare a lavorare, di assumersi delle responsabilità, e per tutto questo di farsi aiutare da una famiglia che non fosse la sua. E poi, altro che famiglia, un po' tutti si sono mobilitati per aiutarla. Le abbiamo trovato un lavoro a metà tempo in un asilo nido in attesa di iniziare a settembre di quest'anno, che sarebbe questo settembre, una scuola professionale di assistenza all'infanzia, come lei desiderava fare. E al pomeriggio invece stava con me, con i bambini, mi aiutava, qualche volta usciva, frequentava degli amici nostri. Poi faceva anche un corso di canto. E lei si è presentata da noi con tantissimi desideri. Noi, in particolare io, che stavo a lungo con lei, eravamo inizialmente scioccati dalla quantità e varietà di desideri, progetti, buoni propositi che esprimeva in continuazione. E cercavamo di sostenerla e di aiutarla a realizzarli. Però poi ci siamo accorti che una volta espressi questi desideri, un po' impulsivamente, se li era già dimenticati. Come se, non avendo niente, vivessi di sogni e di fantasie. E allora, piano piano, abbiamo iniziato a fare un lavoro con lei, per cercare di sostenerla e vedere questi desideri che cosa le indicavano. Due nostre amiche, ad esempio, le proposero dei libri da leggere. Poi una sera, in, cioè, insisteva in continuazione di andare a ballare i latinoamericani. Allora, una sera io ero molto stanca e sono andata con lei. Poi, mio marito, qui non piace ballare, continuava a dire: bisogna veramente voler bene all'altro per andare anche a ballare con lui. E, e lei poi aveva sempre bisogno di essere al centro dell'attenzione, ma non sempre aveva successo. Anche per, perché noi avevamo i nostri ritmi, i bambini sono piccoli, c'erano delle regole in famiglia. E poi una sera, dopo un diverbio, mentre, mentre io stiravo e Max lavorava, mio marito, lei è scappata di casa e è tornata dalla sua famiglia. E noi non ci siamo accorti. E, e poi chiama la sua sorella, e allora noi le abbiamo detto: Se vuoi tornare da noi, torna. E poi, dopo, ha richiamato e siamo andati a prenderla. E sapevamo che lei, per la storia che aveva vissuto, doveva sempre ridecidere se riaffidarsi in noi, e quindi doveva continuamente scegliere tra la fatica del crescere o il tornarsene comoda a casa sua. E noi eravamo con lei per sostenerla, perché uno da solo non ce la fa, per sostenerla in un lavoro di cui lei diventava sempre più cosciente. E per questo, a differenza che con i nostri bambini, che erano ancora, che erano ancora piccoli, il rapporto con lei ci provocava a dare le ragioni di tutto quello che le dicevamo e di tutto quello che facevamo. E poi, nei tre mesi in cui lei è stata con noi, ehm, ha compiuto anche dei passi sorprendenti. Un giorno è tornata a casa dal lavoro, dicendo che le era stata cassata la proposta di realizzare un presepe con i bambini e di insegnare loro dei canti di Natale, cosa che avevamo fatto a casa nostra. Glielo negavano con la scusa del rispetto di tutte le religioni, ma lei si diceva insoddisfatta, perché le sembrava che al nido si facesse il minimo indispensabile per trascorrere la mattinata, mentre lei avrebbe voluto proporre qualcosa di bello. Era talmente persuasa che prese il telefono e chiamò più volte il responsabile dell'asilo. Ci rimanemmo di stucco, perché non si era rassegnata, anzi, aveva desiderato di più dal proprio lavoro. Aveva fatto il possibile per proporre qualcosa di nuovo al nido. Lucia poi decise di trascorrere il giorno di Natale con noi, e dopo le vacanze di Natale, purtroppo, la sua fatica di stare a questo lavoro poco a poco divenne più grande della forza di continuare. E così una domenica di febbraio se ne andò di casa, facendosi prima ricoverare in ospedale, in modo kafkiano, e dopo una settimana tornando a casa dei suoi genitori. E il modo in cui se ne andò, cioè avvisandoci con un sms, ci fece arrabbiare tantissimo e ci ferì molto. E subito ci assalì il dubbio di aver sbagliato tutto, o perlomeno di aver dato la disponibilità per un'accoglienza che non era servita a niente. Capimmo invece, e fummo aiutati nel giudizio in un incontro della fraternità, quello che Don Carron ci ha poi detto agli esercizi, il cuore non sbaglia mai, e che il problema non era la riuscita della nostra accoglienza, Bensì l'andare a fondo del desiderio che ci aveva fatto iniziare e del presentimento che quel gesto lì avrebbe partecipato a costruire la nostra vita. E poi la cosa più scandalosa per noi è stato lo scontrarsi col limite della nostra capacità di amare. Che amore è quello che quando l'altro fa ciò che vuole, ti offende, sbaglia? Perché prima o poi tutti sbagliamo. Io lo mando a quel paese. L'accogliere l'altro è un amore che si realizza totalmente proprio quando l'altro... Resta indisponibile ad ogni mia tentazione di possesso, come ci ha detto Camisasca l'anno scorso qui al meeting. E quindi, quando io sono obbligata ad affermare la realtà così com'è, così come si presenta, così com'è maledettamente diversa da me, noi ci siamo accorti con Lucia che è possibile imparare ad amare così, cioè accogliere l'altro e perdonarlo, perché noi in primis siamo stati accolti. E penso a tutti gli amici che ci hanno accompagnato sin qui. Innanzitutto noi siamo stati oggetto di un amore gratuito, quello di Gesù, che ci ha mostrato il mistero che noi siamo e che desideriamo riconoscere e amare a nostra volta. Anche perché quando lei è scappata, ehm, noi il giorno dopo ci siamo autoinvitati a pranzo da degli amici di Crema. E appena siamo entrati, cioè, io mi sono messa a piangere, mi sono sentita talmente voluta bene e... Ho capito che ero di più di quello che riuscivo a fare, che, che ero una cosa più grande, ero un mistero, ero, ero infinita. E che questo mistero, qui allora, quando, 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 lo capi, quando lo intuisci così, lo vuoi affermare anche tu, lo vuoi riconoscere anche tu. Per cui, dopo, abbiamo continuato a invitarla a stare con noi. E lei viene se, se, se ne ha voglia. Ha voglia di venire, però ci pensa su tanto prima di venire. E a noi interessa che lei stia bene, che diventi, non che venga agli incontri del movimento, che lei stia bene e che diventi sempre più se stessa. E ogni volta, se viene anche solo per cambiare aria, da noi, per fortuna, ne abbiamo bisogno anche noi, perché è anche grazie a lei che l'accordo della nostra vita, come diceva la poesia all'inizio, fortunatamente rimane ancora irrisolto. Diamo ora la, la parola a padre Mauro Lepori. Cos'è la gratuità? Don Giussani diceva che la parola che caratterizza di più il grande gesto con cui il mistero ci si è comunicato che caratterizza la realtà di Cristo tra noi, nel mistero reso uno tra di noi, è la parola gratuità. Gratuità, amore senza tornaconto, umanamente senza motivi, senza nessuna ragione, senza ragioni che la ragione capisce, spiega. Cristo è venuto gratis, in questa caritas, in questa carità. Queste parole di Don Giussani mi hanno ricordato quello che mi diceva presso Monsignor Corecco Morente. Mi parlavamo del Vescovo e della sua carità e Don Giussani mi disse: È la carità che rigenera l'amore. Il mondo non perdona. La carità ricomincia sempre ad amare. All'inizio del cristianesimo, aggiunse Don Giussani, quello che ha convertito il mondo è stato il miracolo. Io osai precisare il miracolo e la carità. Don Giussani ribatté sorridendo. La carità è il miracolo. Ora, io da bambino volevo afferrare la luce del sole. Uscivo sul terrazzo con una scatoletta di fiammiferi vuota, l'aprivo verso il sole, poi la chiudevo di scatto, e, come se non bastasse, correvo in casa. Per impedire al sole di riprendersi il tesoro del raggio che gli avevo sottratto. Il peccato originale ha inserito nella nostra coscienza, o piuttosto, nel caso di bambini, nella nostra incoscienza, la convinzione istintiva di dover usurpare quello che più corrisponde al desiderio del nostro cuore come se dovessimo strappare dalle mani di Dio, dalle mani chiuse di Dio, la bellezza, la bontà, la felicità, la verità che ci sentiamo dovute. È come se l'umanità dicesse a Dio, parafrasando e distorcendo il grande pensiero di Sant'Agostino, ci hai fatti per te e ti neghi a noi e il nostro cuore è inquieto finché non ti avremo strappato tutto quello che tu dovresti donarci. Che cosa ci salva da questa alienazione originale per cui l'uomo si ritrova sempre a voler strappare dalle mani di Dio e di conseguenza da tutte le mani? quello che presume gli sia sempre ingiustamente negato. Cosa ci salva da questa alienazione che falsa ogni desiderio di possesso, così da trasformare spesso la società in inferno, perché se ognuno vuole strappare per sé le persone e le cose, non rimane altro che una guerra senza fine homo homini lupus, e il lupo è per sua natura un rapace, uno che strappa, che afferra. Ebbene, questa logica, questa alienazione della libertà, iniziata in quell'attimo in cui Eva e Adamo strapparono dal giardino l'unico frutto che avrebbero ancora potuto ricevere in dono, questa logica è si infrange nel momento in cui Dio cede all'uomo il frutto strappato, nel momento in cui l'uomo si ritrova fra le mani come un dono totalmente gratuito, quello che si affannava a strappare, quello che si affannava a sottrarre, quello che stai strappando con violenza e menzogna dalle mani di Dio. Lui te lo cede. La gratuità di Dio non è solo un dono, è il dono che non avremmo mai dovuto ricevere, il dono che non abbiamo assolutamente meritato, il dono che sarebbe giusto negarci. La gratuità quindi è una sorpresa la più grande sorpresa che ci possa essere. La gratuità è la sola sorpresa che ci possa essere. Tanto è vero che in tutte le altre sorprese, la sorpresa della bellezza, la sorpresa della gioia, la sorpresa della verità, la sorpresa della bontà, è sempre la gratuità che ultimamente ci sorprende nella molteplicità dei suoi riflessi. Una delle descrizioni più toccanti della sorpresa della gratuità, proprio mentre stra stai strappando quello che è brami, è la scena dei miserabili di Victor Hugo, là dove il protagonista, l'ex forza forzato Jean Valjean, ruba l'argenteria del vescovo Benvenu, la sola persona che lo ha accolto, la sola persona che lo ha guardato con amore. E quando i gendarmi lo prendono e lo conducono dal vescovo perché questi lo identifichi e lo denunci, il vescovo tutto raggiante gli dice, ma come? Ti avevo dato anche i candelabri d'argento, perché non li hai presi assieme alle posate? È lì che scatta la sorpresa di Jean Valjean. Aprì gli occhi e guardò il venerabile vescovo con un'espressione che nessuna lingua umana potrebbe descrivere. Non c'è linguaggio umano capace di esprimere a parole l'esperienza della gratuità, la sorpresa della gratuità. Aprì gli occhi, pensavo a questo mentre veniva testimoniato prima del, dell'apertura degli occhi di Roberta. Ma il vescovo non lascia partire Jean Valjean senza l'aiuto di un giudizio che possa iniziare a lavorare nella libertà di quest'uomo, abbrutito da 19 anni di ingiusti lavori forzati. Gli dice, Jean Valjean, fratello mio, tu non appartieni più al male, ma al bene. È la, tua anima, è la tua anima che acquisto, la sottraggo ai pensieri bui e allo spirito di perdizione e la dono a Dio. Non basta un'esperienza forte di gratuità, ci vuole un giudizio che provochi la, la libertà ad una nuova coscienza di sé e a un lavoro ma neanche il giudizio basta. Il vescovo offre per sempre a quest'uomo la sua compagnia, la sua familiarità. Jean Valjean, fratello mio, cioè lo accoglie nella sua vita, lo adotta. E questa accoglienza, questa adozione paterna è contemporaneamente... Esperienza sorprendente di gratuità e giudizio che provoca la libertà a crescere. Se qualcuno non ti accoglie, se non ti è donata una compagnia, una paternità, la sorpresa della gratuità diventa un nostalgico ricordo, come l'aver fatto un bel sogno. Invece, se ti è donata una compagnia, la gratuità permane e matura nell'appartenenza. Un'appartenenza senza fine che ti libera e si compie già fin d'ora nell'eterno, nel destino ultimo della vita. Come dice il Vescovo, sottrago la tua anima ai pensieri bui e allo spirito di perdizione, e la dono a Dio. Tu appartieni ora a Dio. Questo non vuol dire che uno si converte subito, che uno cambia ad un colpo. Victor Hugo, che anche lui non era uno stinco di santo, subito, subito dopo la scena di questo incontro travolgente con la gratuità del vescovo, descrive la caduta di Jean Valjean. Nella più meschina e assurda azione di appropriazione indebita che si possa immaginare ruba un soldo a un bambino mendicante, lui che ha nella sua borsa tutta l'argenteria donatagli dal Vescovo. Ma è proprio limbattersi con questa sua assurda e meschina sete di appropriazione che fa sgorgare finalmente in lui la sorgente del pentimento, le lacrime, la sete del perdono, la sete di quella gratuità che non ti dà oro e argento, ma la misericordia di Dio. Dopo una notte di delirio e di lacrime disperate, la scena si chiude su un Jean Valjean in ginocchio, davanti alla porta della casa del vescovo, come il figlio prodigo tornato finalmente a mendicare il perdono del padre. Solo a partire da quel momento Jean Valjean diventa un uomo nuovo, un uomo che dona tutta la sua vita, come il vescovo che nella sua gratuità lo ha generato. La gratuità di Dio non può provocare qualcosa di più grande di se stessa, non c'è nulla di più grande dell'infinito, ma la differenza, o se vogliamo il di più rispetto alla gratuità infinita di Dio, sta nella possibilità che la gratuità di Dio diventi gratuità nostra, che la gratuità di cui siamo oggetto diventi gratuità di cui siamo soggetto, cioè che la gratuità di Dio investa la nostra libertà. Al momento di mandare in missione i suoi dodici apostoli, Gesù pronuncia quello che si definisce il suo discorso apostolico, cioè le istruzioni che, var che varranno per tutta la missione della Chiesa fino alla fine dei tempi e questo discorso e in questo discorso Gesù dà agli apostoli un precetto essenziale gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date in questa frase è espresso tutto il mistero di Dio e tutto il mistero dell'uomo perché in questa frase è sintetizzato l'incontro fra la libertà di Dio, che è amore infinito, e la libertà dell'uomo, creato per essere immagine e somiglianza di questo Dio infinitamente amante. Tutto il dramma della libertà di Dio e della libertà dell'uomo è in queste quattro parole: Gratis acepistis, gratis date, avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Il dramma della libertà di Dio è la libertà dell'uomo che, che egli sceglie di creare appunto per renderla interlocutrice della sua infinita gratuità. Dio non chiede nulla all'uomo e chiede tutto, perché quello che chiede è l'accoglienza responsabile di una gratuità assoluta sovrabbondante la creatura non potrà mai sottrarre il suo essere alla gratuità divina senza la quale sarebbe immediatamente annientata e svanirebbe nel nulla ma alla creatura è data la possibilità di sottrarre alla gratuità divina la libertà la libertà della creatura ha la possibilità di sottrarsi all'amore dal quale il suo essere non può non dipendere. Però questa assurda, questa diabolica infernale possibilità è l'immagine negativa di una vocazione sublime che dovrebbe riempirci di stupore ogni mattina. Ad ogni istante di coscienza di noi stessi, perché la frase gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente adate, è una chiamata ad imitare Dio, a corrispondere a Dio, ad essere come Dio. È una chiamata, cioè una vocazione, è la vocazione fondamentale dell'uomo di ogni uomo, anche del più disgraziato. È la vocazione fondamentale iscritta nel cuore dell'uomo, nel desiderio del cuore, la chiamata ad essere immagine e somiglianza di Dio, la chiamata di essere immagine di ciò che in Dio è infinito, l'amore. Questa chiamata questa vocazione che gli apostoli e tutti i cristiani faranno sempre fatica ad accogliere pienamente con totale disponibilità, questa chiamata Maria l'ha capita e accolta subito aderendovi totalmente col suo cuore senza ombre, senza calcolo. All'annuncio dell'angelo è proprio la gratuità eterna della Trinità che investe la Vergine. Rallegrati o oh piena di grazia. Rallegrati tu che sei stata e rimani colmata dalla gratuità di Dio. E quando Maria capisce che quello che è in gioco è solo la grazia, la gratuità senza misura di Dio, non fa altro che aderire. Maria avrebbe potuto rifiutare come Lucifero perché era libera. Non lo fa ed esprime così l'atto di più pura ragionevolezza di tutta la storia umana. Non esiste, non può esistere un atto più ragionevole del consentimento di Maria all'annuncio dell'angelo. Il suo consentimento è totalmente ragionevole perché la ragione che l'angelo le fornisce è il fondamento assoluto e la ragione di tutte le ragioni, la gratuità onnipotente di Dio, origine, consistenza e fine di ogni creatura. Tutta la ragionevolezza di Maria sta nel chiedere da una parte le ragioni dell'avvenimento e nel consentire alla ragione al fondamento di tutto. Si è ragionevoli quando si chiede e si accoglie la ragione ultima a cui la libertà deve aderire. Per questo mai nessuno sarà più ragionevole della Madonna. Nessuno avrà usato la sua ragione meglio e più di quella ragazza di Nazareth. La preghiera dell'Angelus non la preghiamo solo per diventare più santi o più pii, ma per anche per diventare più intelligenti. Ma la ragionevolezza della libertà di Maria non si limita all'aspetto teorico a cui noi spesso riduciamo l'uso della ragione. La ragionevolezza di Maria si esprime nell'uso della sua libertà totalmente corrispondente alla natura della ragione che l'angelo le ha esposto. Maria infatti capisce che se la ragione è la gratuità assoluta di Dio, il consentimento deve prenderla tutta. Tanto è vero che Maria non dice eccomi avvenga quello che hai detto ma dice eccomi avvenga di me quello che hai detto. Vale a dire, se la ragione è la gratuità totale di Dio, allora che mi prenda tutta, che non mi riservi nulla, perché è irragionevole sottrarre anche solo una molecola di sé all'amore infinito senza il quale io non sarei nulla l'avvenga di me la chiesa ce lo mette costantemente di fronte agli occhi e alla memoria perché lì è l'ideale, il modello, il compimento di ogni vocazione, di ogni corrispondenza della vita al disegno gratuito di Dio. Nell'avvenga di me è compresa la dedizione della verginità come la fecondità della vocazione familiare, la consacrazione pastorale del sacerdote come quella del laico chiamato a santificare il mondo. Non c'è ragionevolezza più grande di quel moto della libertà che risponde alla gratuità di Dio dicendo: Eccomi, prendimi. Avvenga di me. È bello vedere come il darsi gratuitamente tutta la gratuità che ti sceglie in Maria prende subito la forma dell'accoglienza, dell'accoglienza della realtà che qui ed ora ti interpella col suo bisogno. Per questo Maria va ad accogliere Elisabetta, va a farsi prendere dal bisogno di Elisabetta. L'accoglienza è sempre una dimora per il bisogno dell'altro, anche se vai ad esercitarla nella sua casa. Sia che tu accogli in casa tua, sia che tu vada a prenderti cura dell'altro in casa sua, sei tu che diventi dimora per l'altro. Perché l'accoglienza, prima di essere una questione di luogo o di strutture, è una decisione del cuore una concezione di sé, della propria persona. Allora l'accoglienza diventa risonanza dell'accoglienza di Dio e per questo diventa un bisogno, un desiderio, una risposta grata. San Paolo esprime questo in due parole, invitando i fedeli di Roma ad essere Premurosi nell'ospitalità. Si tratta di avere premura, di affrettarsi ad accogliere. Come Maria che in fretta si rende da sua cugina perché ha premura, arde dal desiderio di veder coinvolta tutta la sua persona nella gratuità di Dio che l'ha investita e eletta. È bello il termine premura, perché congiunge il senso dinamico della fretta alla dimensione dell'attenzione, della cura attenta. La premura è una fretta che si ferma, aver fretta di fermarsi. Maria si è messa a pulire la casa, a fare il bucato, a preparare da mangiare per Elisabetta e Zaccaria con premura. Ogni suo gesto veicolava nell'istante tutta la gratuità di Dio a cui aveva per sempre aperto il cuore. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È importante però capire che la ragionevolezza di Maria nel corrispondere la gratuità infinita del Signore, diventa vita, diventa opera, incontro, servizio, accoglienza, se è portata dalla fede, nella sua risonanza psicologica che è la fiducia. La fiducia è l'espressione della fede che impedisce alla psicologia, al sentimento, di sottrarsi alla totalità di se stessi, che ragionevolmente è dovuta al disegno gratuito di Dio. Tutti i miracoli di Gesù chiedono la fede come unica ragionevole posizione di fronte alla gratuità totale di Dio che in Cristo entra nella nostra vita. Significativo è il richiamo che Gesù fa ai discepoli. Un giorno che erano preoccupati di aver dimenticato il pane. Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i cinque Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero dodici. E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero sette. E disse loro: Non capite ancora. Non intendete e non capite. La fede non è un limite alla ragione ma la sua apertura all'infinito, che, che vuol dire anche apertura infinita, nel senso che la ragione che si apre all'infinito non si chiude più su una propria misura, su una limitazione di se stessa. E l'infinito che sta davanti alla ragione dei discepoli di Cristo è il miracolo il miracolo come manifestazione nel tempo della gratuità infinita dell'amore di Dio all'uomo. Ma il miracolo è un'emergenza straordinaria di una provvidenza che impregna tutta la realtà, perché tutta la realtà ha origine, fine e consistenza nella gratuità totale, essenziale della Trinità. Tutto è miracolo per la ragione che si abbandona la misura del gratuito. Pensiamo solo al cantico di Frate Sole di San Francesco. Il santo vede il miracolo nel sole, nella luna, nelle stelle, ma anche nell'acqua, nella terra, nell'erba. Ogni filo d'erba è miracolo se la ragione lo riconosce creato senza altra ragione che l'amore gratuito di Dio. Siamo sempre tentati di calcolare, di misurare la gratuità, di misurarla per padroneggiarla, per darle un limite, così da poterla contenere nelle nostre mani, nei nostri progetti nella misura del nostro interesse. Come quando Pietro chiede a Gesù, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello? Fino a sette volte. Sì, se siamo proprio sempre tentati di sottrarre l'amore all'esigenza dell'infinito che costituisce il nostro cuore e la nostra ragione. Il nostro cuore è fatto per amare ed è esigenza di infinito, ma noi è come se dissociassimo le due dimensioni. Dissociamo l'infinito dall'amore e così l'esigenza di infinito del nostro cuore la riduciamo ad un anelito sentimentale, romantico o intellettualistico al massimo ad una fredda spiritualità senza amore? Perché operiamo questa dissociazione fra la capacità di amare e l'anelito all'infinito del nostro cuore? Perché abbiamo paura di essere presi? Se l'amore e l'infinito coincidono, se l'amore è l'infinito, allora dobbiamo perderci in esso, dobbiamo entrare in esso, lasciarci prendere. Non siamo più noi che teniamo l'amore, ma è l'amore che ci prende. Non ti dico di perdonare fino a sette, ma fino a settanta volte sette. Non è necessario fare la moltiplicazione. Settanta volte sette è la misura simbolica dell'infinito. Gesù domanda a Pietro di non distribuire il suo perdono come le caramelle, ma di nuotarci dentro, di lasciare che il perdono di Dio trabocchi dal suo cuore come una sorgente. Ma per capirlo, Pietro dovrà, avrà bisogno di essere perdonato lui, perdonato da Cristo morto in croce per lui e risorto. E questo impatto con la gratuità totale dell'avvenimento di Gesù Cristo, se magari non cambierà subito tutto il suo comportamento, rivoluzionerà la concezione che Pietro avrà di se stesso. Perché è questo il punto essenziale che cambia la vita, la conversione della concezione di noi stessi alla luce dell'amore di Cristo. Nell'inno cristologico che San Paolo ci trasmette nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi, un'espressione forte e schietta tradisce la coscienza che la comunità cristiana primitiva aveva della novità di concezione di sé e del reale apparsa nel mondo con Cristo crocifisso. Cristo Gesù pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Letteralmente questa frase dovrebbe essere tradotta così. Non considerò come una preda da afferrare, in latino rapinam, una rapina o qualcosa da rapinare, la sua uguaglianza con Dio. Questa espressione esprime la coscienza che Gesù aveva di sé. Gesù era cosciente di essere uguale a Dio, di essere Dio, figlio del Padre, uno della Trinità ma incarnandosi, morendo in croce, ha dimostrato anche in quanto uomo di non considerare questo un possesso da strappare a Dio, al Padre. Nulla Cristo vuole possedere come rapina, al punto da rifiutare di possedere come preda, come possesso geloso, la sua stessa inalienabile divinità. La sua uguaglianza con Dio Cristo non la deve afferrare come una preda, non la deve rapinare perché Egli è data, è da sempre e per sempre dal profondo dell'infinita e eterna gratuità trinitaria. Ma è appunto questo spogliarsi di sé, di ciò che Cristo è per natura inalienabile, che rende ancora più esplicito il suo possesso gratuito di sé. E di tutto. È rinunciando a possedere come rapina, come una realtà strappata ad altri, la sua uguaglianza con Dio che Gesù grida con tutto se stesso e non soltanto come filosofia o come morale: la legge dell'essere, la natura della realtà tutta, increata e creata. Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date. L'essere è ricevuto gratuitamente, l'essere è dato e tutto rimane nell'essere se non lo si sottrae al dono, al darsi, al darsi gratuito. Gesù, per questo Gesù mette in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Perché cosa nasconde l'ipocrisia dei farisei? Appunto la rapina, cioè quel rapporto con la realtà che ne usurpa il possesso invece di accoglierlo e trasmetterlo come un dono. Guai a voi scribi e farisei ipocriti che pulite l'esterno della coppa e del piatto mentre l'interno è pieno di rapina e di intemperanza, dove l'intemperanza è una forma di rapina. Per questo Cristo fa di tutto per purificare i suoi discepoli da questa radice malsana. Lo fa con le parole, ma soprattutto lo fa manifestando se stesso, il suo stare in mezzo a loro come servo, come ultimo che non afferra nulla come preda, neanche se stesso. Gesù si lascia afferrare, subisce fino in fondo la rapina dei cuori peccatori, fino a che l'uomo rapinatore, trovandosi fra le mani la preda che si dona mentre è strappata, possa rendersi alla sorpresa della gratuità totale dell'essere. Nessuna rapina umana può vincere la gratuità di Cristo. Lo afferrano, lo legano, lo inchiodano alla croce, lo uccidono, gli strappano la vita e lui attraverso tutto ciò si dà gratuitamente in totale libertà. Non è un caso che il brigante, il rapinatore Barabba, è preferito a colui che dà la vita. La gratuità sembra perdente, sembra perduta, ma è proprio perdendo, perdendosi che vince, cioè che si afferma, che si afferma come gratuità. Per questo ogni uomo che fin dal peccato originale è un rapinatore, ladro del reale, predatore dell'essere, è chiamato a lasciarsi donare gratuitamente quello che tutta la sua vita voleva rapinare: la pienezza, il possesso della vita, il compimento di sé, la felicità, la divinità. In verità ti dico, dice Gesù a un ladro, oggi sarai con me nel paradiso. E da qui. Da questa vittoria della gratuità sulla rapina, da questa grazia di possedere gratuitamente e al centuplo ciò che tutto il mondo vuole vanamente afferrare, che parte la presenza e l'annuncio della Chiesa nel mondo, la missione apostolica, la missione eucaristica della Chiesa. Perché celebrare l'Eucaristia è un lasciarsi donare gratuitamente con azione di grazie, tutto ciò che Adamo voleva afferrare. La Chiesa è un popolo di briganti convertiti, convertiti dalla gratuità di Cristo, convertiti alla gratuità di Cristo. Questa, consapevo consapevolezza, sor questa consapevolezza sorpresa e generata dal dono dell'avvenimento di Cristo Diventa una storia come una sorgente nuova, o piuttosto come una corrente nuova della grazia che sgorga dalla gratuità di Dio dal cuore trafitto. È come se un fiume si mettesse a scorrere nel tempo, nella storia, in tutti gli ambiti della vita, risanando il mondo dalla decadenza del peccato e della morte. Questo fiume è quel popolo di uomini e donne i quali, sorpresi dalla grazia, si convertono sempre di più alla logica, dalla logica della rapacità alla logica della gratuità. Così ovunque passano, ovunque vivono, risanano e ridanno vita all'umanità e comunicano una fecondità straordinaria al mondo umano. La famiglia, il lavoro, l'educazione, il divertimento, la malattia, la morte, tutto è risanato da questo fiume di gratuità personale attinta alla gratuità di Dio, che scorga, come descrive Ezechiele nel capitolo 47, dal lato destro del santuario, cioè dal cuore trafitto di Cristo, crocifisso e risorto. Così, nel dipanarsi della storia e dell'avventura dell'umanità, se c'è una contrapposizione, una lotta nel cuore dell'uomo e fra gli uomini, è quella fra chi continua a voler strappare il frutto della pienezza della vita e chi, raggiunto dalla gratuità misericordiosa di Dio in Cristo, comincia a scorrere nel tempo e nella realtà concependo se stesso e la vita come un dono, come un donare gratuitamente quello che si riceve gratuitamente. Penso alla contrapposizione fra Don Rodrigo e Padre Cristoforo nei promessi sposi di Manzoni. Don Rodrigo incarna l'uomo che vive per rapinare il possesso della realtà che domanda la rapina, la pienezza della vita, la felicità. Padre Cristoforo invece, convertitosi da questa logica il giorno in cui ne ha visto la disumana assurdità e alimentandosi costantemente al perdono ricevuto da Dio e dagli uomini, il pane del perdono che conserva per tutta la vita, simbolo del suo alimentarsi eucaristico alla misericordia infinita di Dio, il pane del perdono che darà come eredità a Renzo e Lucia per il loro matrimonio. Padre Cristoforo vive nel possesso virginale della realtà e dei rapporti che è un donarsi eroico fino alla fine. Sullo sfondo di tutto il romanzo Sotto le molteplici vicende vissute dai protagonisti, la sfida fondamentale mi sembra quella fra la bramosia rapace di Don Rodrigo e la carità oblativa di Padre Cristoforo. Alla fine vince la carità. Vince anzitutto e essenzialmente nello sguardo. La descrizione dello sguardo di Padre Cristoforo. Mentre consuma i suoi ultimi giorni al servizio degli appestati nel Lazzaretto, è uno dei ritratti più profondi e geniali di tutto il romanzo e forse di tutta la letteratura. L'occhio soltanto era quello di prima, e un non, so più, un non so che più vivo e più splendido, quasi la carità sublimata all'estremo dell'opera. Ed esultante di sentirsi vicina al suo principio, ci rimettesse un fuoco più ardente e più puro di quello che l'infermità ci andava poco a poco spegnendo. Che contrasto con l'ultimo ritratto di Don Rodrigo agonizzante nello stesso Lazzaretto. Stava l'infelice in moto, spalancati gli occhi ma senza sguardo pallido il viso e sparso di macchie nere nere ed enfiate le labbra d'avreste detto il viso di un cadavere se una contrazione violenta non avesse reso testimonio di una vita tenace di una vita che si tiene ancora a se stessa il petto si sollevava di quando in quando con un respiro affannoso la destra fuor della cappa lo, lo premeva vicino al cuore con uno stringere ad unco delle dita livide tutte e sulla punta nere sì che contrasto fra quello sguardo di carità ardente vivo e splendido che vince la morte e gli occhi senza sguardo di don rodrigo che sembrano inabissarsi nella morte come nel nulla. E mentre le mani di Cristoforo, di Padre Cristoforo, continuano a donare, a benedire, a rimanere aperte e tese, la mano di Don Rodrigo sembra anch'io osata nel gesto di afferrare, con uno stringere ad unco delle dita. Chi vive stringendo a sé la realtà, nella brama del possesso, alla fine, quando comunque ogni realtà ti è tolta, strappata, continua a stringere il nulla, come per possedere almeno la morte. Vince la carità. Ma la vittoria della carità non è una vittoria che sconfigge il nemico. Padre Cristoforo non trionfa di Don Rodrigo, lo vince amandolo, desiderando fino alla fine che si salvi, che il suo sguardo si riapra almeno un istante per raccogliere la gratuità del perdono. E' questa la vittoria della carità. La vittoria della carità è la misericordia, il perdono. È lo sguardo che ti perdona, l'espressione suprema della ragione che abbraccia tutto l'essere senza rinchiuderlo in una propria misura. Ringraziamo i nostri amici anche perché è solo per un amore che uno può dire di sé o aiutare tutti in una profondità, come abbiamo sentito. E allora ci lasciamo con l'augurio che questo continui per ognuno e spalanchi la nostra ragione al mistero. E ci renda operosi e uniti come fratelli, chiamati a santificare il mondo. Se qualcuno desidera, domani Padre Mauro tiene un altro incontro su una figura a noi cara, che è Monsignor Corecco, alle ore 11 e 15, insieme con il cardinale Schumber. E poi ricordo un momento a noi caro sull'accoglienza degli anziani, che così tante famiglie provoca. Ad un gesto di gratuità vero e molto spesso sofferto. Giovedì facciamo un incontro alle 14 nell'auletta della Compagnia delle Opere per quelli che lo vogliono. Grazie ancora e un buon lavoro a tutti.